Bisognava vincere per evitare inutili rischi e alla fine i tre punti sono arrivati per il Notaresco che, passando per 2-0 a Pietramelara sul campo dell'Aurora Alto Casertano, ha timbrato la salvezza dopo una stagione disputata ben al di sotto delle aspettative. La formazione rosso-blu, partita per lottare per la vetta, dopo un brutto girone di ritorno è scivolata ai margini della zona calda, evitando, con i 6 punti conquistati negli ultimi 180 minuti, di precipitare nella zona caldissima del la classifica. Nel pomeriggio di Pietramelara, al cospetto di una formazione che non aveva molto da chiedere al torneo, i ragazzi di Epifani hanno vinto con grande disinvoltura. Avvio di partita come da copione con il Notaresco in avanti. Al quinto Massarotti prende la mira dai 25 metri ma conclude a lato. Al 12° Pampano imita il compagno non inquadrando lo specchio della porta. I padroni di casa non stanno a guardare e al 17° Romeo a 2 passi da Sciba si divora il gol del vantaggio mandando il pallone incredibilmente fuori. Gara a viso aperto con il Notaresco che si rivede al 23° con una bella rovesciata di Scimia in area che non sorprende però l'estremo di casa Vitiello. Al 27° ancora Aurora Alto Casertano ad un passo dal vantaggio con l'incornata di un soffio alta di Palumbo. Spinge la formazione del presidente Salvatore Di Giovanni senza però riuscire a pungere e facendo solo possesso palla. L'ultima emozione del primo tempo arriva così al 42° con un tiro di un soffio alto di Maio dal limite. Nella ripresa non c'è partita, pronti via e alla prima azione, dopo neanche 60 secondi, c'è un lancio lungo sull'out di sinistra per Pampano che con una conclusione chirurgica fa 0-1 regalando alla sua squadra il gol salvezza. All'ottavo Scimia fa tutto bene chiamando alla parata Vitiello. Gara in disinvoltura per la formazione abruzzese. Un minuto dopo infatti Maio in area a trovare il miracolo del portiere campano. Al 10° Monteleone mura invece un tiro di Pampano con i ragazzi di Epifani che restano in controllo della gara segnando il gol del raddoppio della sicurezza al 24° con Valenti che dopo un batti e ribatti sulla linea di porta deve solo appoggiare il pallone in rete. Il 2-0 mette a questo punto al sicuro i rossoblù che vedono il traguardo salvezza ad un passo anche perché l'Aurora Alto Casertano non ha la forza di reagire con al 94° la certificazione della permanenza in D del Notaresco. Onori e meriti anche alla formazione campana che ha onorato il campionato così dalla prima all'ultima giornata. La salvezza del Notaresco è ormai certezza ma da domani si inizierà a pensare al futuro che presenta molti punti interrogativi a cui bisognerà dare risposte entro le prossime settimane.